Cos'è questo video? Cicalone che si scusa coi suoi utenti. Ma perché Cicalone si scusa? E adesso ve lo spiego. Una cosa semplice semplice. Cicalone si è impegnato, parlo in terza persona perché sono matto, si è impegnato negli anni a portare dei contenuti che siano sì una presa per culo, che facciano anche ride, ma che abbiano dei valori dietro. Sti valori li ho sempre cercati di preservare. Che cosa vuol dire? Che mi sono detto determinate cose, mi sono dato certe regole e ho cercato sempre di mantenerle. Una di queste regole era non dare visibilità ai parassiti. Che cosa vuol dire non dare visibilità ai parassiti? Quando magari si ha un canale con 100-130 mila iscritti e un bel po' di visualizzazioni, tant'è che la gente ti riconosce, vedente anche una figura di riferimento, arriva sempre qualche personaggio, nel tempo li avete visti, no? Qualche video c'è stato, che cerca di associarsi a te nel bene o nel male. Purtroppo questa è una consuetudine. Io ho sempre detto, signori, non diamo visibilità, non diamo spaga a sta gente. Poi ogni tanto ci cado anch'io. Stavolta ci sono caduto e la gente è andata a vedere il video mio, è andata a vedere il video di sto personaggio, piripim, parapam, purupum, come dico sempre io. È nato un qualcosa che si è concretizzato in un esempio veramente negativo, del quale vi devo chiedere scusa. E adesso vi dirò tutto. Scuola di Botte. Siamo di Scuola di Botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto, non la faccia, non la spalla, nemmeno il naso rotto. Cicalone ti insegna i pugni molto utili, ma se fai il prepotente diventano inutili. Se tu sei ciccione noi ti aiutiamo, da oggi basta monnezza e segui un piano. Prima di continuare il discorso, volevo fare una puntualizzazione, perché poi la gente dice, ma Cicalò, però tu stai a predica bene, ma hai sfidato. Allora, attenzione a una cosa, io non ho sfidato il signore in questione, ci mancherebbe. Ho proposto un qualcosa che sia realmente legale, perché, signori, attenzione, sfidare un adulto che sfida un altro adulto è illegale. Una sfida a botte non esiste. Esiste una bella cosa, uno sparring, ok? Che non è uno sparring, è una lezione, dove io, che sono un tecnico federale della federazione, posso farti una lezione, te l'offro io, dove semplicemente ti insegno le tecniche di sparring. Tu ti metti i guantoni, ti metti il caschetto, ti metti il paradenti, io pure, e ti insegno queste tecniche. Questo dal punto di vista legale è un qualcosa che funziona. Tutto il resto, signori, sono mere fantasie, sono roba che non esiste. Cioè, non è che se tu te sei svegliato e insegni quattro stupidaggini, no, calci nelle palle, dita negli occhi, dito nel culo, eccetera, eccetera, puoi fare una competizione di questa cosa. È illegale, si chiama rissa, ma tu d'altronde dovresti saperlo, vieni dalla strada. Per questo io, devo dirvi la verità, ho anche sbagliato, nel senso buono. Io ho offerto un qualcosa di legale, di plausibile, della serie. Tu vieni in palestra da me, io quell'ora te la dedico a te, ti faccio fare un po' di allenamento, se ce la fai, se c'è un po' di cardio. Una volta che hai fatto cardio, con i guantoni, che sono delle protezioni, con il caschetto, che è una protezione, con un paradente, una protezione, se ci colpiamo, alla fine dei conti, stiamo facendo un confronto sportivo. E l'unica scriminante, si chiama scriminante dal punto di vista legale, per poter fare uno scontro sportivo è proprio che ci siano tutti i presupposti, sia presente un tecnico federale vero, magari ce ne saranno anche due o tre, perché ho anche altri amici che fanno i tecnici federali, perciò così non sarei nemmeno di parte, che sovraintendono a questo allenamento. Si tratta di un allenamento, non di una sfida, signori, perché a differenza magari dell'altro signore, io faccio parte di un ente riconosciuto a livello olimpico, che giustamente dice, Cicalò, mica puoi fare le sfide. Assolutamente no, Cicalone non fa le sfide, non fa i video sulle sfide che fa, per questo uno dice non faccio video. Dall'altra parte c'è interesse a farlo, perché Cicalone, con i suoi 126.000-127.000 follower, è un bel bocconcino da far vedere, indipendentemente che più pure la pizza. Cicalone offre un qualcosa
di legale, di vero, di sportivo, il vero confronto sportivo. Se ti vuoi confrontare con Cigalone, esiste il pugilato, perché Cigalone è autorizzato a insegnare il pugilato. Dall'altra parte non sei autorizzato a insegnare un cazzo, è quello il problema. È giusto che io mi scusi con i miei utenti e gli faccia capire anche ai miei utenti che io non lancio nessuna sfida, supervisionati e dove ci sono le regole giuste e corrette. Lo sport è questo, è uno, è il pugilato. Perché il pugilato? Dici, vabbè, ma tu giochi in casa col pugilato, forse c'è qualche chance, forse, vabbè, mettiamola così, forse c'è qualche chance, ma non è una, cioè, ripeto, non è un incontro. Vuoi vedere com'è il pugilato? Te lo insegno gratuitamente. Io non do lezioni private a nessuno e pensa, faccio un'eccezione, te lo insegno gratuitamente. Ma questa, ripeto ragazzi, non è stata una mia minaccia, ha creato non poche perplessità. Perciò, se inventiamo niente, esiste il ring, esiste il pugilato, è riconosciuto, lo si può praticare senza, chiamiamoli, effetti collaterali. Perché senza effetti collaterali? Perché se uno ti incarcia le palle a un pugile durante un incontro, so cazzi ragazzi. Se uno gli dà un colpo proibito, so cazzi durante l'incontro. Figuriamoci durante uno sparring d'allenamento, e cioè non ci inventiamo niente. C'è il pugilato, funziona, fa capire quanto sei bravo e tutto quanto. A sto punto ragazzi non vale manco la pena, perché giustamente a portare, l'ho fatto con Giovanni Foyce ragazzi. A Giovanni Foyce non l'ho sfidato. Giova, così, 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 salimo sul ring, ci famo 2-3 riprese, ci siamo divertiti, siamo fatti 4 risate, nessuno si è fatto male, le regole erano quelle del pugilato. Il scappo è normale, eh? Io voglio dire lui, adesso se vai! Non andare indietro con il corpo, Giova, dai, sinistra, destra e calcio. Non avremmo potuto fare regole tipo io pugilato e Giovanni faceva pizza e fighi. Perché? Perché non avrebbe avuto senso e non sarebbe stata una scriminante nell'applicare quella cosa. Era una lezione per Giovanni quella, non era una sfida, attenzione, è stato istruito da due tecnici federali, me e Franchino, tutti e due tecnici federali, con palestre seguite da noi, perciò avevamo i titoli per farlo. Non è facile, delle volte, riuscire a essere neutri, riuscire a ignorare le cose. Per chi è sanguigno come me, per chi è sempre stato abituato ad affrontare le cose di petto direttamente, è stata una grande evoluzione i social, YouTube, i video che faccio. Perché ho sempre predicato i miei errori dal punto di vista di non rifarli, no? Cigalone ha litigato una volta, voi non lo fate. Cigalone ha fatto sta stronzata, voi non la fate. Però sui social, su YouTube in particolare, ho cercato di essere sempre molto molto neutro, nonostante la mia crociata nei confronti dei cazzari in genere, no? La Krav Maga, come voi ben sapete, è uno dei miei crucci, no? Sono andato sempre avanti a spada tratta sulla Krav Maga, spiegando che la Krav Maga è lì ovunque, è in tutte quelle discipline, in tutta quella roba fatta a cazzum, vi ritrovate proposta. Ma al di là di questo, cadere in un tranello così banale da persone così basse, non fisicamente, anche fisicamente, ma proprio a livello cerebrale, è stato un grosso errore. E io di questo me ne scuso, nuovamente. Non prendete esempio da me.
almeno in questo frangente. Non dovete rispondere, non dovete farvi portare all'interno della bega. Cioè, se c'è un pentolone di merda e c'è uno che ci nuota e ti dice dai buttati, fammi vedere come nuoti, uno sano di mente dice ma quello è un pentolone di merda, io non me ci butto dentro. E se te ci butti perché vuoi far vedere come nuoti, stai a nuotare una merda insieme a lui. Perciò tutte e due vi siete sporcati di merda. Lascia solo uno che stai sporcato di merda. Tu continua a camminare al bordo e semmai allontanati da sto pentolone. Perché è l'unica strada, ragazzi. Questo è un canale che si chiama Scuola di Botte, perciò uno si aspetterebbe, ah, botte, botte subito. Questo ha detto A, io botte. Questo ha detto B, io botte. E via dicendo. Però è anche un canale che ha un suo credo, ha una sua morale, ha un suo protocollo comportamentale sotto certi aspetti, anche se sembra tutto così fanfarone, cigalone, scureggione, vecchio ciccione, colpo sotto, che ore so, pum, colpo sotto, troppi meme sono stati inventati da cigalone, i Krav Maghi sono Krav Maghi perché c'è cigalone, i scureggioni sono scureggioni perché cigalone gli ha dato sempre addosso, ma al di là di questo, quello che vi ho sempre voluto trasmettere è attenzione, elevatevi, signori miei, bisogna elevarsi, perché quello che sta lì per terra, quella robaccia, la dovete evitare. E allora perché Cicalone fa ste cazzate? Ci avete ragione, e qua proprio io sto ammettendo le mie colpe davanti a voi, perché è l'unico modo per esorcizzare un problema, premesso che Cicalone, che sta sui social, guadagna. Ragazzi, ve lo ribadisco, Cicalone guadagna dei soldi, non pochi, ok? Tant'è che il commercialista che io gestisco, lo voglio ribadire sta cosa, perché così voi tutti sappiate che io guadagno. Detto questo, i video io però li faccio per piacere personale, per divertimento, per trasmettere un messaggio, questo è il mio obiettivo, non li faccio per guadagno. Se li facessi per guadagno farei tutt'altro tipo di video, saprei quali video fare per fare molte ma molte più visualizzazioni. Alcune volte i video sono delle mie esternazioni personali sul tempo, sui finti ricchi, sul farabotte, sul rialzarsi dopo il KO, sono miei pensieri che mi piace condividere con le persone, che poi li condivido con 5, 10, 15, 20, 50.000 persone, mi fa piacere, ma non sono i numeri che mi fanno diventare ricco. Le live che io faccio la sera le faccio con grande piacere per avere un pubblico col quale scambiare delle opinioni, e non a caso imparo tantissimo anche io dalle vostre opinioni. Ma detto questo, ma allora Cicalo, hai sbagliato, che vuoi fa? Nulla, nulla di particolare, ragazzi. Quando si sbaglia l'importante è passare il messaggio a tutti quanti, fermi tutti, ho sbagliato. Non sbagliate pure voi, né a dar feed a personaggi, perciò finitela di fa commenti, scrive commenti negativi a determinate persone, lasciate perdere, è tempo perso, ma non rifate il mio errore, ragazzi, non rifatelo. Ripeto, mi piace trasmettere un messaggio che io ritengo positivo, è inutile stare a pensare a quello che pensano gli altri, è una perdita di tempo, pensate voi e fate, che è tutta un'altra cosa. Il mio tempo non lo devo buttare a rispondere alle persone, ma devo utilizzarlo per portare qualche cosa in più di aggiuntivo al mio canale, alla mia comunicazione, che possa piacere o non possa piacere. Io dico sempre, ragazzi, il canale mio è solo per chi gli piace, a chi non piace, che viene qua, perde tempo, perdete tempo, ve lo dico, non c'è sta trippa per gatti, si dice in gergo. Chi invece dice, oh Cicalo, me due cose mi sono tornate utili nella vita, una me l'ha detta te, una me l'ha detta mio nonno, per me va benissimo. Se eri uno scureggione, mo sei meno scureggione, se eri in ciccione, sei dimagrito e in parte lo vuoi dare come merito a me fa tantissimo piacere. Per resto, sti cazzi, ragazzi, io nella vita ho un grande sti cazzi a determinate cose. Purtroppo ho perso tempo, ho visto una stronzata e invece sono fiondato dentro. Detto questo, non ripeterò più lo stesso errore ed è qua che faccio ammenda e chiedo a voi giustamente di valutare questo episodio come un episodio sporadico, perché adesso al di là dell'errore è anche un calo di qualità di contenuto che è arrivato sul canale. Io ho fatto sempre video di una certa qualità, fa dei video così, risposte della minchia, eccetera eccetera, è una cosa brutta, tanto l'avrete già visto in 10, 15.000, 20.000 persone, l'idea già ve la siete fatta. Per quel che riguarda lo standard del mio canale non va bene, per altri canali potrebbe andare bene. Vi dico una cosa, state tranquilli, Cicalone porterà sempre i suoi contenuti, eviterà zuffe con personaggi imbarazzanti e cercherà di lavorare sui contenuti più nuovi, più utili e più semplici per voi. Ci vediamo al prossimo video.
giusta a tutti. Se ti senti oppresso e da tratti un po' depresso, mangia bene, smettila di intasare il cesso. Sotto che te spezzo gli incisivi.